Cartoni animati, 9 laboratori con attività didattiche per bambini di quarta elementare di 12 scuole che, a partire dall'anno scolastico in corso, beneficeranno di questo progetto sperimentale della Regione Siciliana, che pensa proprio a loro, ai bambini di questa fascia di età, per prevenire la violenza di genere, facendo capire loro cosa sia l'identità e cosa sia lo stereotipo che da grandi condiziona negativamente le loro scelte fino a sfociare, talvolta, purtroppo, nei casi di violenza. Il progetto è inserito in un piano regionale di lotta alla violenza che è stato elaborato non solo dalla Regione Siciliana ma da tutte le regioni italiane su indicazione che ci proviene dal Dipartimento delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri. Ha anche una linea scuola il piano antiviolenza delle donne della Regione Siciliana, parola d'ordine, prevenzione. L'idea è quella di partire dalla costruzione dell'identità del bambino, che è il nostro futuro adulto, e cercare di creare, operare per un'azione di prevenzione, lavorando appunto sugli stereotipi che il bambino osserva, vive in famiglia, all'interno del territorio in cui vive e di cui non è consapevole. L'approccio per lo svolgimento delle attività in classe è finalizzato a consentire l'emersione dei vissuti dei bambini, partendo dal loro contesto personale e sociale. È nel quotidiano, infatti, che si innescano spesso pregiudizi, micro e macro conflitti che a loro volta possono generare comportamenti discriminatori e di bullismo. Per superare gli stereotipi, diciamo i pregiudizi sul maschi contro femmina, tipo che riguardavano il lavoro, le attività come lo sport, molti argomenti. Abbiamo destrutturato e ristrutturato le fiabe classiche, come può essere per esempio Cappuccetto Rosso, Rapunzel. I bimbi hanno scelto liberamente le fiabe. Ci auguriamo di far passare un messaggio molto importante, che non è solo quello di differenza di genere, quindi rispetto nell'identità femminile o maschile, ma rispetto della persona in generale, rispetto di se stessi, rispetto dell'altro. Noi come sindacato crediamo molto a questa iniziativa e faremo di tutto per portarla comunque a conoscenza di tutti i territori, dei referenti di tutti i territori, in modo tale che si possa anche collaborare, sostenere e sperare pure che ci sia la possibilità di ampliarla il più possibile. Le insegnanti riceveranno un kit predisposto da Formel SPA con materiali didattici e attività per 9 laboratori, ciascuno dei quali affronta un aspetto che determina lo stereotipo di genere, dall'abbigliamento all'uso dei colori alle aspettative uomo-donna sul tipo di lavoro e su chi svolge le attività a casa.